Siamo di fronte a un fenomeno che ormai è duraturo e che vede crescere la consapevolezza delle amministrazioni e dei cittadini, e credo anche che sia in qualche modo un elemento che dimostra che quando il Paese trova gli strumenti adatti, le forme di sostegno, le amministrazioni che ci credono ce la fa. E in questo senso è molto importante che anche l'evoluzione dell'imposizione su questo tema assecondi questo processo e lo stimoli. E contemporaneamente è molto importante che ci sia un salto di qualità anche nei soggetti che gestiscono il servizio della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, soprattutto per poter realizzare delle miglior performance nelle grandi aree urbane, laddove diciamo così non basta la buona volontà dell'amministratore, ma è necessario avere dei grandi soggetti industriali che siano in grado di supportare questa trasformazione. Questo sanitario è stato cambiante, lancia la petizione Chi inquina paga. Il governo cosa farà sulla TARES? Qual è la linea politica che seguirà? Il governo sta iniziando una discussione che lo vedrà impegnato nei prossimi giorni, forse nelle prossime settimane, su come ridefinire l'imposizione. Sono convinto che sia mio compito in quanto Ministro dell'Ambiente di supportare, come ho detto, questo processo attraverso un passaggio pieno alla tariffa che eviti di continuare a in qualche modo tassare sulla base di un elemento poco significativo in questo campo come quello delle superfici e invece tassi sulla base della produzione del rifiuto e incentivi chi il rifiuto invece decide di differenziarlo a farlo attraverso meccanismi di carattere premiale. Credo insomma che su questo terreno non si debba guardare soltanto a quanto si fa in termini di cassa immediata, ma quanto si riesce a risparmiare in un arco di tempo più lungo, perché abbiamo visto che differenziata vuol dire meno discariche, vuol dire meno costi poi per lo Stato, meno emergenze, insomma una serie di dividendi positivi che vogliono dire anche evitare in futuro un aggravio dal punto di vista finanziario per il Paese.